Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Dopo un inizio molto movimentato con Freya che voleva farci la pelle perché nutre vendetta come se non ci fosse un domani a causa della morte del figlio, l'abbiamo ucciso noi ragazzi, era un pazzo schizzato il figlio, e siamo riusciti, lei sa dove viviamo eccetera, però c'è un cerchio magico che ci protegge dalla sua magia, lei non si può avvicinare e nella nostra abitazione, quindi qua siamo al sicuro, in questa zona siamo al sicuro. Poi tra l'altro è morto anche l'uppacchiotto preferito di Atreus. Abbiamo scoperto che Atreus è in grado anche di trasformarsi in bestia, l'abbiamo affrontato sotto forma, in sembianze di orso gigantesco. Non conosciamo ancora bene la natura dei suoi poteri, in realtà non li conosce nemmeno lui, però vabbè. Direi che possiamo subito andare avanti. Qui questa è la laccuccia del lupo, non mi ricordo il nome. Ah, questo è la zona di addestramento. Comunque, dobbiamo rincasare e andare a dormire. Con noi c'è anche Mimir. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Ammetto però che sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisci a noi, se è questo che intendi. Oh, beh, ero solo stanco, credo. Quando nel hai lame visto del una caos. Caccia, le hai viste tutte. Belle lì. Come fai a essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzo. Capirai con l'età. Almeno stanotte un po' riposerete, vero? Certo. Buonanotte, Mimir. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. E speriamo. Questa scena me la ricordo. Non è che adesso arriva Thor? Non credo, però. Sì. Prendi l'arco. Eccolo. Tu chi sei? Posso entrare? Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia. No. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare. Ho i brividi, ragazzi. Siamo minuscoli noi in confronto a lui. È un gigante, ragazzi. Bel posticino. Thank you.
Devi dirmelo prima che lo versassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Lo sei? Una persona calma e di buon senso? Se è il momento di restare calmi. Direi che il momento richiede la calma. Già. Tu sai chi sono. Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutte le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Ora, quello che hai fatto ai suoi figli era autodifesa. Morire è ciò per cui noi Aesir viviamo. E poi, sinceramente, erano degli incapaci. E invece Baldur, lui era importante. Era il mio miglior segugio, mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo. Ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Odino, con tutto il rispetto, ma è stata colpa sua. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? E se dicessi la pace? Come vede la pace questa stimata vecchia gloria del dio della guerra? E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela, senza attaccare briga con me? E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là deve smettere di cercare Tyr. Già, sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tyr sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua, così siamo pari. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte. Sta parlando di Mimir. Parlantina, ecco. Sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice e sodale. Ha perso peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo. Che saggezza è mai questa? Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salderò il tuo debito con la mia ex. Terrò Freya alla larga da te. Metterò tuo figlio in salvo. È questo che ti preme, giusto? Beh, che ne dici? Sarebbe da pazzi rifiutare. No. Kratos non è con me. Non metterci tutto il giorno. Ah.
Finalmente. Cazzarola. Thor è forte. Finalmente tu non sei di questa terra. C'è la tradizione dei pagamenti di sangue. Prendo un pezzo di te per ogni pezzo della mia famiglia che mi hai sottratto. Impara. Non lo lascia, porca puttana. Incontro con tuo fratello. Affanculo. Tutto qui. Avevi appena iniziato a combattere. Non è giusto, però non abbiamo l'ascia a noi. Ok. Aia. Finalmente una. Speravo di vedere. No. Non arrivano tutto. No. Ma guarda, ti provi a ricordarti le vecchie volte. Schiva. Mi offendi se non ti impegni. Scusa per la tua statua, Tyr, moralista Baku. Non esiste il gioco se non gioco si. Minchia. Ma che cazzo? Hanno iniziato i tuoi figli. Infatti. Oh, oh, oh. No, cazzo, ma... Aspetta, aspetta! Rischiamo di fare una brutta fine, ragazzi. No! Dai, dai. Niente. Ah, ma siamo proprio morti. Ma cazzo, sta... Non me ne vado finché non lotti veramente. Ah, ce l'hai portato in vita. Che sfrontato. Io sono forte. So che tu sei un gigante con un martello che lancia saette. Alcuni attacchi possono essere schivati. Tu avresti ucciso i miei ragazzi. Mostra di chi sei. Questo sarebbe il mio! Io ti sono fatto per un'offesa!
porca troia. Mai stato una tua priorità. Che cazzo hai detto? Modici ha cercati perché ti temeva. È morto a causa tua. Oh, ecco un padre modello. Mia famiglia. Ma che... Non oh, cazzo. Devo usare più spesso lo scudo, ma mi dimentico. Aia! È questo l'uomo che ha portato Sino, la regina della Marchia. Eppure, se mi si scarica il pad adesso, cazzo. Via, 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 via. Porca miseria, mio papà non faccio in tempo, Dai, 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 insisti, insisti. Capisco come hai fatto uccidere i miei figli, persino in questa versione minore di te. Ma io non sono come loro. E tuo figlio, il padre di tutti, ha progetti per lui. Eccolo qui. Eccolo il dio della guerra. Hai pagato il tuo debito di sangue. Ci vediamo. Te l'avevo detto che ce la faceva. Kratos, siamo Sindri e Brock. Che battaglia! Possiamo... A casa, ora! Odino è con Atreus! Oh no! Preparo una via di fuga! Forza! Non ci vorrà! Porca troia! Che scontro intenso, ragazzi! Oh, Brock! Mi fa piacere di vederti! Beh, è bello vedere che ti stai facendo nuovi amici! Potente quel mio Lir, eh? Sai che siamo stati noi a crearlo? Me l'hai già detto, sì. Lo so. Non pensavo stessi ascoltando. C'è freddo, bro. Almeno è stato bello vedere che l'ascia gli ha tenuto testa. Lo scoperà. Ci mancherebbe altro. Non è un'ascia qualsiasi, eh. Ecco, questo ti porterà a casa. Allora, non possiamo ancora potenziare le armi, l'equipaggiamento, eccetera. Questo è l'inventario. Leviatano di livello 1. Scudo.
furia. Vabbè, poi c'è anche la mappa, tutte le cose, ragazzi, che poi andremo a vedere con calma. Adesso buttiamoci qua dentro il portale. Ehi, hey, un'ultima cosa, piccoletto. Se gli Aesir ti sono entrati in casa, deduco che il tuo cerchio sia andato. Dopo aver scacciato Odino, hai un altro posto in cui riposare stanotte? Senza riposo fai la fine di quel testone. Non abbandonerò casa mia. Ah sì? E cosa impedirà all'onni rompicoglioni di spiarti o di ridurti la casa in polvere mentre stai dormendo? Niente, ecco cosa. Dove dovrei andare, scuse? Io dirò a un certo tizio di ospitarti a casa sua, se ne avessi bisogno. E chi sarebbe? Ma meno male. Ti stavo venendo a cercare. Sei ferito. E tu? Che cosa voleva? Mi ha pagato per il tetto e mi ha invitato ad Asgard. Davvero? Non vi sentivo quando stavate fuori. Io gli ho detto di no. Ovviamente. Andiamo ad Asgard. Bene. Perché cercavi Tyr? Se ti avessi detto che lo cercavo, tu me l'avresti proibito. Ti hai nascosto la verità a me. Io te lo volevo dire. Lo volevo davvero, ma ora che lo sai, dovresti vedere una cosa. No. Abbi fiducia in me, vedrai. Fiducia? Tu hai tradito la mia. Fa che la riguadagni. Che ti mostri cosa ho scoperto. E poi, non ci siamo liberati di Odino, né di Thor. È chiaro che possono entrare in casa nostra e fare danni ogni volta che vogliono. C'è solo un modo per levarceli dai piedi. E credo di sapere qual è. Signore. Mostramelo. Prendi la tua roba. Attrezzati, armature da equipaggiamento migliorano le statistiche come la difesa per aiutare a Kratos a sopravvivere, la forza per infliggere danni maggiori prima di avventurarti, equipaggilo con l'attrezzatura. Oh, ok. Allora. Abbiamo lo spallaccio del vigore di Vidar. Forza 5, difesa 3. E il mantello. Con doppia copertura, forza 3, difesa 6. Facciamo questo, dai. Poi armi, Leviatano, mazza furiosa, che mostra info,
E va bene, lame del caos. Oh, anche le lame del caos abbiamo adesso, possiamo utilizzarle. Mi sembra anche giusto. Però non... Diciamo che per il momento possiamo fare poca roba, ragazzi. Abilità. Non possiamo sbloccare. Acquista, prova. Ah, ok. Che cosa ho? Gli attacchi ravvicinati con lascia contro i nemici in fiamme infliggono danni bonus. Ok, a posto, a posto. E basta, per il momento mi sa, ragazzi, che non possiamo fare altro. Poi andremo a vedere con calma il tutto strada facendo. Man mano che andiamo avanti, ci Tu sei pronto? organizziamo. Tanto il viaggio che dobbiamo intraprendere, ragazzi, sarà parecchio lungo. Che è successo? Segui Atreus nella Dove foresta. andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Ok, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui. Lo scontro con Thor è stato veramente epico ed è solo l'inizio, perché è stato giusto un assaggino, secondo me ne vedremo veramente delle belle. Sarà epocale, ragazzi. Mi fermo qui. Voi, come sempre, fatemi sapere la vostra scelta, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.